Ciao a tutti! Video sui prodotti preferiti del mese di novembre. Allora, partiamo subito con il mio prodotto preferito in assoluto, che però mi è anche finito. È questo dentifricio qui della Dr. Organic. Questo è antibatterico al organico al tea tree oil. Allora, ve lo straconsiglio innanzitutto perché è un prodotto biologico, è un dentifricio che fa poca schiuma e senza parabeni, senza SLS, senza colori artificiali ed è ottimo veramente, proprio buono. Infatti non vedo l'ora di fare un altro ordine su Bio Vegan Shop e ricomprarlo, perché lascia ecco, la bocca proprio fresca, contiene anche del mentolo, sì, e fiori di foglie, fiori di menta, ed si sente proprio, c'ho questo questo sapore mentolato, ma super rinfrescante, lascia davvero la bocca fresca e a lungo. È un gel, è poco schiumogeno e è veramente, ve lo straconsiglio perché l'ho adorato, quindi lo ricomprerò sicuramente, perché, e ve lo straconsiglio, perché veramente vi lascia questa sensazione di freschezza che è ottimo, veramente un ottimo prodotto secondo me. Poi, un altro sempre dentifricio che sto usando da meno tempo, però già mi sta piacendo, è questo dentifricio qui, della Esi, all'aloe, aloe fresh, azione sbiancante, un dentifricio in gel con microsfere, freschezza menta forte, che forte non direi, però è fresco e anche mi sta piacendo tanto, è sempre in gel, è sempre poco schiumogeno, è ottimo e questo dovrebbe avere anche l'azione sbiancante. Lo sto usando da poco, però già lo volevo inserire nei miei prodotti preferiti perché mi sta piacendo tanto. Poi, se mai più avanti, ve ne parlerò meglio. Poi, un altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questa lozione corpo emolliente. Si vede qualcosa? Sì. Al cetriolo, sempre della marca Monotem, vedete? C'è anche questo ci importa ancora questa etichetta dove dice: io amo me stesso e il mondo che mi circonda, prodotti di origine vegetale. E ve l'ho già detto nel video dei preferiti, che non so quale andrà prima sul canale, quindi ve lo ripeto, queste creme qui insieme alla lozione alla carota e al burro alla carota le avevo acquistate un mese e mezzo fa da acqua e sapone, le aveva trovate il mio fidanzato e vedendo che erano biologiche, di origine vegetale, le ha comprate e ci siamo trovati benissimo. Ora sono ritornata da acqua e sapone proprio ieri e cercando questa marca, queste creme, perché quella alla carota, sia il burro che la lozione, li ho finiti, volevo ricomprarli e non li ho trovati e sinceramente ci sono rimasta un po' male, perché evidentemente erano lì solo per prova e io spero che a questa sapone li riporti, perché veramente sono degli ottimi prodotti ed erano anche in offerta tipo 2,90 euro. Queste quante belle sono, sono 200 ml, però ne va usata una goccia perché si stendono bene sul corpo, vanno ad idratare, hanno una bella profumazione, si sente che sono degli ottimi prodotti. Poi io che ho la pelle secca mi sono trovata benissimo sia con le lozioni che con il burro. L'unica cosa che è da poco che sto usando questa al cetriolo, quella alla carota aveva una profumazione un po' più naturale, cioè si sentiva la carota, questa al cetriolo ha un
una profumazione un po' floreale. Sinceramente non ho visto ancora che cosa, cioè estratti della frutta, profumo un po' di fiore, di fiori, orchidea, non so, quella profumazione lì. Però è un ottimo prodotto, infatti qua dice che non, vabbè, ho 98% di ingredienti di origine vegetale, non ci sono parabeni, non ci sono coloranti, non ci sono derivati del petrolio, no PEG, no formaldeide derivati, no packaging superflui. Quindi veramente sono degli ottimi prodotti. Fatemi sapere se voi li conoscete, dove si possono acquistare, perché non li trovo più, non ci sono più da quel sapore. Poi altri prodottini preferiti che vi volevo consigliare. Allora, uno è questo balsamo meraviglioso all'olio d'argan e di camelia, che è per sé capelli secchi e spenti, appunto i miei, soprattutto in questo periodo. Ve lo voglio consigliare perché, a parte l'ottima profumazione, è secondo me un ottimo balsamo, qua dice senza parabeni, con estratti naturali, ne basta veramente una piccola noce e io lo lascio agire pochissimo il balsamo e districa i capelli in maniera perfetta secondo me, e li lascia super morbidi e molto 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 profumati, e quindi ve lo consiglio questo qua, perché è un ottimo balsamo, soprattutto per chi ha i capelli secchi in questo periodo. Comprate questo balsamo perché è ottimo, mi sta piacendo tanto. Poi andiamo avanti, un altro prodotto, e non so se già ve ne avevo parlato in qualche altro video, però lo faccio adesso comunque, è questa crema mani della Sobioetic, che è al karité. Mi piace tanto perché questo è per le mani secche e screpolate, e è veramente ottima, ne va usata poca, è abbastanza eccola, abbastanza concentrata. Ne va usata poca e va subito ad idratare la pelle, subito subito. La metto la sera prima di andare a letto e la mattina mi trovo le mani morbide 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 e belle idratate, come se avessi appena messo la crema, quindi mi piace tanto. Poi non unge, quindi si può mettere benissimo durante il giorno e poi continuare a fare quello che si stava facendo, perché non unge assolutamente la pelle, prodotto bio, e quindi ve lo voglio consigliare. Però ha anche un profumo super delicato, quindi non dà assolutamente fastidio. E questa qui, ve la mostro meglio, eccola qui, la Sobioetic. Ottimi, veramente ottimi, ottimi prodotti. Io riesco a trovarli solo sul sito The Vegan Shop, nei negozi ancora non li ho trovati, quindi per il momento li ordino online. Poi, gli ultimi due prodotti. Questa BB Cream qui, che assolutamente comprerò, sempre della Sobioetic, 5 in 1, un BB Cream bio, questo è il color 1, beige nude, che ho testato per una settimana e mezzo, se non due, perché veramente questa bustina da quant'è? 3 ml, c'era la quantità di BB cream adatta per me per due settimane. L'ho usata sì, secondo me per due settimane e non meno, perché ne va usata talmente e talmente concentrata, ne va usata talmente poco che con un pizzichino di questa, una goccina di questa BB cream si va ad idratare, a colorire tutto il mio viso, e quindi è ottimo. E poi quando usavo questa qui non c'era neanche bisogno di usare il correttore, perché dovrebbe avere anche effetto correttore, sì, e quindi veramente la comprerò, nel prossimo ordine comprerò anche questo, quindi ve la volevo consigliare,
è un'ottima BB cream con prodotti bio. Quindi, ultimo prodotto preferito del mese di novembre è questo Velvet Lipstick della Deborah. Ne avevo sentito parlare tanto, l'ho trovato e l'ho comprato. Io ho preso questo colore bellissimo, il numero 2, che ho in questo momento. È questo bel rosso, rosso. Io non sono bravissima con i colori, però che sarà? Un ciliegia. Bellissimo, matte, a lunga tenuta, mi sto trovando benissimo, mi sta piacendo proprio tanto. Poi soprattutto in questo periodo, nel quale sto facendo trucchi un pochino più natalizi, mi piace come sta. E poi ecco, perché anche perché è matte. Mi piace davvero tanto. E ne proverò altri, poi vi farò sapere. Quindi questo si matitone rossetto idratante effetto matto senza parabeni. Piace, mi sta piacendo tanto. E niente, ragazzi, questi erano i miei prodotti preferiti del mese di novembre. Fatemi sapere se anche voi li avete usati, come vi siete trovati, se avete da consigliarmi qualche altro prodotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e a presto, ciao!